Cos'è quella faccia? Italiani, cosa vi aspettavate? Che a marzo dell'anno scorso vi dicessi vi rinchiuderò in casa per anni perché dobbiamo far fallire il paese, depopolarlo con suicidi e omicidi sanitari per distruggere l'identità nazionale e ristrutturare la società secondo parametri imposti? Ehi, calma, mica posso svelarvi tutto in una volta. È normale che devo avanzare per step, una finestra di Overton alla volta, per farvi accettare tutto gradualmente. Vedete, funziona così. A marzo era tra 10 giorni ci riabbracceremo e mi avete creduto. Poi sono passato a se ami l'Italia mantieni le distanze e avete creduto anche a questa minchiata. In estate vi ho bombardato con la parola focolai, preannunciandovi la seconda ondata, lasciandovi però un attimo di respiro funzionale con il bonus vacanze per potervi incolpare successivamente. Poi ho spinto sui tamponi che assicuravano grandi numeri da trapanare nel vostro cervellino teledipendentino 24 ore al giorno per mezzo di quei minchioni dei giornaloni, i telegiornaloni, i mentoni, i fazioni, i bassettoni e i lilligruberoni. Una sinfonia. Così vi ho potuto centrifugare e ribaltare dalla testa ai piedi. Pure all'aperto, le mascherine inutili pure all'aperto. Ed è stato bellissimo vedervi nei boschi, sui monti a respirare aria pura, ma con la mascherina. Poi ho trattato i bambini e i ragazzi come appestati, negandogli la socialità. Il tutto per contenere la mia più mirabile creazione, la curva dei contagi. E mi avete creduto di nuovo. Incredibile! Lì ho capito che siete un popolo di ingenui. Mentre gli altri popoli li riempono di soldi e si ribellano violentemente nelle piazze per dignità e diritti, a voi non solo levo tutto, ma non do neanche un eurino. Ah sì, vi do i ristori. I ristorini, le bricioline che non bastano per vivere, ma che non vi permettono di lamentarvi. E non c'è reazione, nessuna reazione. E allora sono andato oltre e vi ho annunciato che tutto questo era necessario per salvare il Natale. Mo capiscono e mi ammazzano, mi sono detto niente. Niente, anche lì ve la siete bevuta tutta ad un fiato. E vi ho dato di nuovo i bonus per Natale per poi incolparvi di nuovo per il Natale. Questo gioco mi fa sbellicare da ridere. Non pensavo tanto divertimento. Non c'erano soldi nemmeno per i gessetti e le carte igieniche nelle scuole, ma quando sono spuntati 3 miliardi e mezzo per i banchi a rotelle non avete fatto una piega. Scuole che adesso vi chiedono il passaporto verde di vostro figlio per frequentare le lezioni, mentre almeno metà di quelle scuole non ha nemmeno il certificato di agibilità. Che ridere! Mi sono ricomposto a fatica mentre vi dicevo che a Natale vi dovevate rinchiudere perché poi nel 2021 si ripartirà di slancio. Terza ondata permettendo, che è avvenuta a causa del brindisi che avete fatto per Capodanno. Col vostro cane, ovviamente. Meraviglia! E ora, con un vistoso e banale gioco di prestigio, trasformo l'emergenza sanitaria in emergenza ambientale. E approfitto così tanto della vostra credulità da farvi credere che chi non ha fatto il siero scorreggia di più e inquina di più. Ma non è finita, sto buttando lì che se non gestiamo la curva potrei disporre di un trattamento sanitario obbligatorio per qualche milione di italiani o in alternativa un bel apartheid. Silenzio. Che userò l'esercito. Niente? Che la Costituzione posso rispettarla, ma anche no. Calma piatta. Con un popolo docile come voi, meravigliosamente attratto dall'autoritarismo, confesso che sto giocando sul velluto. Tutto troppo facile. Continuate così. Netflix, porno e calcio. E poi, prima dose a maggio, con la promessa che è solo una,
seconda dose a luglio, con la promessa che poi basta, terza dose a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di cervelli ce n'è uno, tutti gli altri ne ha nessuno.